Bentornati su Recensioni per Scegliere. Oggi parliamo di lampioncini per esterno. Come vedete siamo nuovamente in giardino. Oggi vi parlo di questo lampioncino in esterno. Prima di andare a vedere come funziona e come montarlo, vi chiedo come al solito di mettere un mi piace sotto al video per supportarmi e farmi crescere col canale. Iscrivetevi cliccando qua sotto sulla campanella per ricevere notifiche a tutti i video che andiamo a pubblicare ogni giorno su Recensioni per Scegliere. E qua sotto in descrizione, oltre al link per acquistare questo lampione, trovate anche il link al mio canale Telegram dove vado a pubblicare offerte e buoni sconto per acquistare online. Ma ora andiamo subito a vedere che cosa è presente all'interno della confezione. Si tratta di un lampioncino da esterno realizzato in ghisa. Esiste in due altezze differenti. Questa è l'altezza più alta, da 170. Adesso andremo a montarlo insieme e vediamo come funziona. All'interno della confezione troviamo un manualetto di istruzioni. Questa è la parte superiore del nostro lampioncino. Come vediamo ha un formato molto classico, attacco E27, che potremo poi andare a scegliere se utilizzare una lampadina crepuscolare come quella di cui ho già realizzato il video qua sopra, o volendo andare a inserire una lampadina classica da andare poi a controllare magari con i nostri assistenti vocali. Qui abbiamo il piedistallo. Il fusto centrale è formato da tre aste che possono essere semplicemente avvitate. Potremmo quindi poi scegliere, volendo, anche di accorciarlo se non vogliamo montarle tutte. Questo invece è il nostro lampioncino in vetro. Nella parte superiore andremo poi a collegare il tappo, e questi invece sono i cavi che scenderanno all'interno del fusto e dovremo poi andare a collegare con i nostri cavi della corrente. Come vediamo è presente anche la terra che dovremo andare a collegare. Come vedete i cavi sono già spellati, quindi già pronti per essere usati. Andiamo a montarlo velocemente. La parte finale del lampioncino ha la filettatura per andarla ad avvitare al nostro tubo. Per semplificare il montaggio è meglio collegare un tubo per volta e far passare il filo. Il nostro lampioncino è quasi pronto. Da questa parte, come vediamo, abbiamo i fili che fuoriescono. Qui andremo a inserire la lampadina e la parte superiore del nostro lampioncino. Nella parte sottostante abbiamo questo alloggiamento per quanto riguarda i cavi, quindi andremo ad aprirlo e facciamo passare poi il nostro cavo della luce. Come vediamo qua abbiamo fase neutro, la terra, andremo a collegare i cavi che arrivano dal nostro lampioncino all'interno. E di qua andremo invece a collegare i cavi che vanno verso la corrente. Il lampioncino è montato, lo abbiamo sistemato qua dietro. Nella parte bassa è possibile sistemare due ganci, uno a destra e uno a sinistra. Per sicurezza noi l'abbiamo ancora fermato con della terra. Come vedete qua c'è un filo apposta per esterni che entra poi dentro questo tubo e va a collegarsi alla corrente. Nel mio caso andrò a inserire una presa per andarlo ad accendere. Volendo potete anche collegarlo direttamente alla corrente. Come avete visto, montare il lampioncino è veramente semplice. Si tratta di un lampioncino perfetto da utilizzare in giardino. Molto carina anche la versione più bassa, che praticamente arriverebbe più o meno fino a qua, che ci permette quindi magari di andare a posizionare il nostro lampioncino direttamente su un vialetto di una casa. Quella che ho inserito adesso io è una lampadina smart, che quindi potremo andare a controllare direttamente con i nostri assistenti vocali per andare ad accendere e spegnere la nostra lampadina direttamente da Alexa e Google Home, o volendo potremo andare a impostare delle routine con orari automatici. Un'altra soluzione potrebbe essere quella di collegare alla presa di corrente che abbiamo utilizzato noi una spina intelligente, che ci permette anche qui di andarla a configurare e controllare sempre con i dispositivi di controllo vocale. O un'altra soluzione potrebbe essere quella di utilizzare una lampadina come questa con crepuscolare integrato, quindi lasciare sempre la corrente accesa sul nostro farettino e far agire la lampadina per andare ad accendersi e spegnersi automaticamente quando è necessario. Come al solito, se avete delle domande su questo lampioncino potete lasciare un commento qua sotto, cerco sempre di rispondere a tutti. Fatemi sapere con un mi piace o un non mi piace cosa ne pensate di questo prodotto e se avete già installato all'interno del vostro giardino un lampioncino come questo. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti per non perdere i video che andiamo a pubblicare ogni giorno su Recensioni per Scegliere. Per questo video con il lampioncino in ghisa è tutto, noi ci vediamo alla prossima video Recensione per Scegliere. Ciao da Enrico.